Sull'analisi complessiva io sono sostanzialmente d'accordo, insomma, sono d'accordo su quello che oggi si può chiamare una globalizzazione in cui non c'è stato un vero e proprio passaggio di consegne, di testimone, insomma. Esatto. Ecco, questo è un punto su cui, come dire, che ha creato, per così dire, una sorta di area incerta, insomma, di cui i vari competitors tentano in qualche modo di occuparla. Sono d'accordo sulle tre cose che tu hai richiamato in merito al tema del conflitto, cioè il conflitto come diseguaglianza e polarizzazione, cioè il passaggio, meglio ancora, dalla diseguaglianza alla polarizzazione. Mi sembra altrettanto, come dire, sottolineabile il tema del conflitto identitario che oggi ci riguarda un po' tutti. Aggiungerei che questo conflitto identitario nasce, come dire, da una sorta di passaggio da quelli che erano conflitti di mero interesse a conflitti di valore, insomma. Esatto. Questo è il passaggio, secondo me, fondamentale, insomma. Infine dici come dire, che tutto questo. Quindi questa prevalenza di disordine è in qualche modo riconducibile alla crisi dello Stato-nazione, insomma, su cui Carl Schmitt negli anni 50 scrisse quel bellissimo libro, insomma. Ecco, io su questo tema della sovranità nazionale messa in crisi sono soltanto parzialmente convinto, per una ragione molto semplice. Cioè, è vero che lo Stato oggi non ha più quell'autorità tale per cui, come dire, la sua forza, la sua capacità di assoggettamento, quindi di creare obbedienza, è tale per cui un corpo civile in qualche modo si riconosce in quelle leggi. Ci sono altre potenze, altri soggetti che progressivamente stanno sostituendo questa che possiamo chiamare una forza primaria e giuridicamente riconoscibile. Questo giuridicamente riconoscibile oggi è in qualche modo messo in crisi, insomma. Ma il vero punto di crisi, secondo me, non è tanto questo aspetto giuridico quanto dall'assenza di un potere, diciamo così, di costruzione di un immaginario. Cioè, come se gli stati attualmente non siano più in grado di produrre quella narrativa, narrazione, retorica. Questo è il discorso che in qualche modo aveva anche portato avanti Carlo Ginzburg, no? Cioè il passaggio da non accontentarsi di logiche argomentative. Cioè le logiche argomentative non spiegano fino in fondo quello che è una crisi di uno Stato di diritto. Tu hai bisogno, per capire le cose che accadono, di un supplemento di indagine. Questo supplemento di indagine concerne, come dire, il tema della retorica. Poi che siano retoriche con la prova, senza prova, questo è un altro discorso. E tu hai parlato anche, come dire, della crisi dell'universalità, insomma, che è una crisi, diciamo, che da Kant in poi, cioè l'universalismo kantiano è entrato in qualche modo in crisi. E tu proponi, al di là di quelli che sono i due più evidenti fallimenti, cioè il fallimento dei due modelli, diciamo, di integrazione, quello multiculturale e quell'altro di assimilazione, una terza via, cioè quella suggestiva della civitas. Allora, io su questo non ho le idee chiare, insomma, cioè non ho davvero la certezza che quella possa essere, come dire, la formula che mette insieme le differenze con l'universalità. Nel senso che questo è accaduto, ma è accaduto anche se tu ci pensi, con l'impero austro-ungarico. È esattamente la stessa cosa. Cioè anche lì tu avevi un principio di civitas, insomma. Cioè di convivenza
dentro, come dire, una riconoscibilità universale che era rappresentata dall'imperatore, insomma. Che poi l'imperatore non arrivasse fino agli estremi confini o ci arrivasse soltanto con l'immaginario, per cui se tu vai ancora oggi nelle regioni del Trentino, dell'Alto Adige, se vai in qualche baita vedi ancora il ritratto di Francesco Giuseppe, insomma, no? Questo è un fatto interessante per la continuità, insomma. Però perché devi dire che, cioè perché deve essere la Civitas, quando sia la Civitas che il legame che l'impero austro-ungarico ha creato furono entrambi il frutto di una, come dire, di una geopolitica che aveva al proprio interno un principio, come dire, di inglobamento, insomma, delle realtà altre. È vero che c'era, come dire, una chiarissima tolleranza dialettica, possibilità di... Ci sono imperatori romani che nascono in Spagna, che nascono in Nord Africa, per carità, tutto vero, tutto vero. Ma quella mescolanza di differenza e di unità e di universalismo, in realtà poi era qualche cosa che ritroviamo perfettamente poi nell'Europa moderna, insomma, nell'Europa tra il 6 e il 700, insomma, cioè le ritroviamo. Come poi ritroviamo anche qualche cosa di questo nei principi, diciamo, dell'universalità dettati dalla Rivoluzione Francese, anche se lì il discorso è forse un po' diverso, insomma. Però ecco, perché prendere a esempio la Civitas quando sai che poi la Civitas stessa fallisce con l'ingresso di una universalità più forte, come è stata la, come dire, la l'irruzione prepotente, drammatica, straordinaria del cristianesimo? Beh, mi hai posto, Antonio, una serie di questioni estremamente ardue. Comunque cerco di dire, in rispondere un po' a tutto quello che mi hai chiesto. Vediamo, sono d'accordo, anch'io definisco la formula del conflitto identitario come un passaggio da conflitti di interesse o conflitti redistributivi in conflitti di valore, fondamentalmente. Somiglia molto alla profezia di Weber del politeismo dei valori, che molti sociologi hanno interpretato come un pacifico pluralismo dei valori. Invece Weber dice in maniera molto chiara è la violenta contesa degli antichi dei che ritornano, quando quindi il conflitto di valori è una cosa seria. Sovranità in crisi. E molti colleghi mi dicono questo, mi dicono: no, ma come fai a dire che la sovranità è in crisi? Non dico in generale che la sovranità è in crisi. È in crisi la sovranità dei vecchi stati-nazione. La sovranità è tutt'altro che in crisi in Russia, in Cina, negli stessi Stati Uniti. È tutt'altro che in crisi. Quegli stati sono vivi e vegeti, ma non soltanto quando si dice la politica è in crisi in tutto il mondo, in Occidente è in crisi. Lì la politica la fanno e come? La fanno. Con logiche più o meno spregiudicate, come accade alla Russia, con logiche più o meno strategicamente avvedute, come fanno i cinesi. Basta vedere quello che stanno facendo i cinesi in Africa, quello che hanno iniziato a fare in America Latina, a Cuba. Si sono praticamente sostituiti ai sovietici, ai russi, a Cuba, che poi è buffissimo perché li vedi lavorare
dalla mattina alla sera in quegli uffici che stanno anche in piena notte, lavorano perché non smettono mai, si danno i turni, no? Poi la mattina li vedi alle 8:30 del mattino a fare colazione al bar sotto. Io vado perché mia cognata ha una casa della Quinta Avenida che è esattamente di fronte alla centrale dei cinesi che arrivano lì a Cuba, e si vede, parlano tra di loro, non gli importa assolutamente nulla di Cuba, sono centratissimi su se stessi e stanno praticamente prendendo in mano il futuro tecnologico di Cuba, oltre che economico, ma stanno giocando la carta del digitale, stanno offrendo ai cubani il digitale che non saprebbero se no come procurarsi. E quindi in quei paesi, accidenti, non è certo in crisi, nello Stato, nella politica, non è in Occidente che lo è, e in particolare in Europa che lo è. Ora, uno può benissimo immaginare un'Europa che ritorna alle sovranità nazionali, alcuni potrebbero anche dire mi sento a casa e finalmente basta con questi tedeschi che ci opprimono, ma io, la Germania non farebbe parte tra 5-6 anni neanche più di un G8, sarebbe scavalcata, cioè nessun paese europeo sarebbe più in grado di prendere parte alle istanze in cui si decide il futuro del mondo. Questa è l'analisi che io faccio. Poi uno può benissimo dire che c'è poi soprattutto alcuni dicono no, l'Italia deve ritornare alla sovranità nazionale. Problema vero è quell'altro che tu ponevi, rispetto che manca all'Europa una narrativa efficace della propria identità. Quello sì, manca una narrativa. Io ho cercato in alcuni miei lavori sommessamente di dire che forse la storia dell'Europa delle città ha da insegnarci molto più di quanto non abbia da insegnarci la storia degli stati. Cioè, gli stati hanno aggregato sempre sulla base noi italiani e loro francesi, loro tedeschi, loro inglesi, eccetera. Ma le città italiane no. Né Milano, né Torino, né Venezia, né Firenze, né Napoli, né Palermo, né Ferrara, né Livorno hanno mai operato sulla base di noi e loro. Sono state città mondo, né Amburgo, né Strasburgo, né Marsiglia, né la stessa Parigi, né Brema. Vi sto citando città mondo che io amo, dove c'è stata l'abitudine a una integrazione tra culture, religioni, che è riuscita molto più di quanto non appaia poi dalle storie nazionali. Tu pensa a Palermo nel corso dei secoli, ebrei, arabi, tutti quanti stavano insieme all'interno di un contesto, i normanni, c'erano tutti lì dentro, sono stati crogiolo di sperimentazione. E forse l'Europa, io penso, ho sempre provato a dire, dovrebbe l'Europa riprendere a essere un'Europa che si ricompatta attraverso la narrativa delle proprie città, delle proprie città trainanti, delle città mondo. La stessa Londra, la stessa Manchester. E pensate quanto è stata importante, per Marx, ad esempio, no? una realtà come quella di Manchester. Comunque, e poi poni un altro problema, poi alla fine mi poni un problema anche che è quello della civitas. E, vedi, la
Certo, l'impero austro-ungarico è stato in alcuni momenti un grandissimo esempio non soltanto di convivenza, ma anche interscambio, alimentazione reciproca tra cultura. Cioè, è inutile che dica a te, ma anche ai presenti, che cosa ha significato la cultura, l'arte, il pensiero, la letteratura della Grande Vienna, anche se vuoi di città come Budapest, insomma, come Praga. Siamo a livelli, cioè, livelli straordinari. Come facciamo a non pensare che lì sono nati Musil, Kafka e personalità di questo genere, insomma, delle figure straordinarie di quel tipo? E quindi, certo, però un impero, il modello civitas, io lo vedo per una ragione, perché un po' una ragione anche che è legata a una serie di elaborazioni istituzionali, oltre che giuridiche, che sono venute fuori dal modello ricostruite da Pietro Costa in quell'opera, in tanti volumi, che è apparsa dalla Terza, e Costa ha fatto una ricostruzione, a mio parere, formidabile della fecondità del discorso sulla civitas, ma per una ragione anche perché ci dà forse una chiave importante che io ho trovato già molti anni fa in un bellissimo saggio del grande linguista e comparatista francese Émile Benveniste, che alcuni di voi lo conoscono, autore delle istituzioni, il vocabolario delle istituzioni europee. E nel 1970 Benveniste scrive un saggio che è un bellissimo confronto fra la polis greca e la civitas romana, e lo scrive per la Festschrift, il volume in onore del grande antropologo Claude Lévi-Strauss. Si chiama, in maniera molto, molto modesta, Due modelli linguistici della città. Poi uno va a vedere, tira fuori una cosa formidabile. Per fare capire come il modello civitas è superiore al modello polis, a differenza di quanto ritiene l'umanesimo tradizionale, che mette insieme polis, civita. Come si dice cittadino in greco? E appunto si dice polites, derivato da polis. Come si dice cittadino in latino? Civis. Ora si dà il caso, dice Benveniste, che la parola civis nasce prima della parola civitas. Cioè civitas è un derivato di civis, mentre polites è un derivato di polis. È segno che nel modello della civitas c'è l'idea che non esiste una base comune prefigurata, un koinon, come lo chiamavano, una base comune prefigurata. Il contesto della comunità è un prodotto della relazione tra i cives. L'azione e la relazione tra i cittadini è molto più importante di quanto non lo sia invece la... Tant'è vero che Roma non ha un mito dell'origine, non ha un richiamo a una mitologia originaria, ha invece un mito di fondazione. Molti dicono, ma come, il mito di fondazione non è la stessa cosa? No, il mito di fondazione significa che non c'è una radice di Roma che viene prima della fondazione, come c'è una radice di Atene, che è Atena, che viene prima di Atene, via dicendo.
Roma è stata fondata da un gruppo di stranieri. È bellissima, Roma fondata da stranieri. E quindi Roma non può avere paura degli stranieri, perché sono stati stranieri a fondarla. Roma è il mito, e di volta in volta Roma, la comunità di Roma, la civitas romana, è un prodotto della dinamica relazionale tra i cives. È tutto qui. Si rifonda continuamente. E questo modello di Benvenista mi è sembrato una idea di rifondazione costante dell'universale, di, meglio, non mi piace rifondare, ridefinizione costante dell'universale. Ma trovo molto bella questa cosa, mito di fondazione e non mito delle origini. I greci sono legati ancora alle origini. Certo che poi Roma ricama anche il mito, c'è Enea, ma sono stranieri. Non c'è nessun dio, non si trova nessun dio in origine qua. Sono loro che ricompongono, no? Un legame col passato, no? Questi stranieri che hanno fondato Roma. Io trovo questo saggio di Benvenisto del 1970 semplicemente geniale, illuminante, apre il cervello. Grazie. Tra l'altro Benvenisto era nato ad Aleppo, penso. Era nato ad Aleppo. Com'è? Benvenisto. Era nato ad Aleppo. Ad Aleppo, certo, sì. Come no, ad Aleppo. E pensa cosa è diventata quella città. Straniero anche lui. Grazie dell'accoglienza, del modo con cui avete seguito questo incontro. Grazie al professor Maramao e a questa università che, devo dire, ha il suo perché. Beh, grazie a voi.